Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati la Social TV, il salotto della Libreria Bocca. Ricostruire senza sosta la speranza. Una manifestazione patrocinata dal Comune di Milano, 5 eventi fissi settimanali, più tantissimi eventi fuori programma. La domenica alle ore 15 è l'appuntamento fisso con l'editore Yakabook, Prêt-à-parler. E oggi, tra un po', vi farò vedere chi sono gli ospiti. Mi scuso per il ritardo dovuto a problemi di connessioni varie. Ricordo che l'archivio della Social TV della Libreria Bocca, con oltre 650 eventi, le 2.400 persone incontrate dal 14 settembre 2020, è disponibile sul canale YouTube Libreria Bocca 1775. Stiamo vedendo in sovrappressione il video promozionale della Social TV realizzato da Lorenzo Taideli. E per me è un vero piacere avere oggi l'editore. Ciao Sante, benvenuto, Yakabook. Ciao, gli editori sono due, sono Vera Minazzi e Sante Bagnoli. Lo so, ma Purtroppo Vera non Vera ha c'è. avuto un problema oggi, grazie di un impegno. Ok. Sì, no, lo so che siete in due, Vera e Sì, Sante, va però bene, va Vera. bene. Quindi, tanto il nostro appuntamento, caro Sante, è fisso, è settimanale, tutte le domeniche. Il programma è disponibile sulla pagina Facebook e anche della libreria e di Yakabook, che c'è già tutto il programma di aprile. Allora, Sante, oggi siamo qui con il titolo Al di là dell'estetica, uso, abuso e dissonanze nelle tradizioni artistiche africane di Wole Soyinka. Ascolta, allora, con noi interverrà oggi Marco Aime, a cui do il benvenuto. Marco, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora, per dire due cose su Marco, poi vi lascio in piacevole chiacchierata tra voi due. Marco è collegato da Torino, mentre io e Sante siamo a Milano, io alla Libreria Bocca e Sante alla Yakabook. Allora, torinese Marco Aime, insegna antropologia culturale all'Università di Genova, autore di studi sulle popolazioni alpine e sull'Africa. In particolare ha condotto ricerche in Benin, Burkina Faso, Mali. È giornalista e consulente scientifico al Festival Pistoia e sin dalla sua fondazione, cioè nel 2010, ha pubblicato favole per ragazzi, testi di narrativa e saggi, alcuni stampati addirittura da Einaudi. Allora, benvenuto e vi lascio a voi due. Buon proseguimento. Grazie. Grazie, grazie. Ah, mi hanno detto di cominciare a raccontare qualche cosa del nostro incontro con Soyinka. Allora parto da questo, cerco di essere abbastanza veloce, anche se il tema centrale di stasera è il volume Al di là dell'estetica. Allora, questo volume è nato in una conversazione tra Vera Minazzi, Wole Soyinka e me a Mantova, al Festival di Mantova di 2 anni fa, perché noi avevamo chiesto a Wole di fare un libro sull'arte africana, visto che varie volte con Wole avevamo parlato di libro d'arte. E lui ha detto: "Ah, ma io l'ho già fatto". E qua però mi fermo e racconto un attimo del passato. L'incontro fra Yakabook e Wole Soyinka ha ormai più di 45 anni. Nel senso che abbiamo cominciato a pubblicare il primo romanzo di Soyinka, Interpreti, nel 76. E subito dopo abbiamo cominciato a pubblicare teatro, rendendoci conto che il centro, il cuore in fondo del grande lavoro di Soyinka è quello teatrale. E adesso abbiamo fatto un accordo con lui per fare tutto il suo teatro. E riparlo perché dal suo teatro si capisce moltissimo. Abbiamo ri appena ripubblicato La morte del Cavaliere del Re, che è un romanzo importantissimo per capire la differenza di mentalità e l'impossibilità per la mentalità coloniale di capire quella che è una mentalità, in questo caso Yoruba, ma diciamo africana o diciamo di altre parti del mondo. E perciò per noi l'impegno sul teatro sarà un impegno molto importante. Nello stesso tempo abbiamo portato avanti un impegno riguardo alla sua memorialistica con Aché e con altre opere,
e riguardo la sua saggistica, che stiamo sistematicamente pubblicando in una specie di serie che si chiama Del potere e della libertà, titolo dato da Uole alla serie stessa, la raccolta dei suoi saggi, di cui l'ultimo è Il fantasma di Cassandra, che abbiamo pubblicato un po' meno di un anno fa. Come nasce invece questo libro d'arte? Nasce proprio dal fatto di dire a Stoinka: ma senti, sull'arte, visto che ne parli spesso, visto che ne parli in vario modo, visto che ne parli sulla letteratura, visto che hai un'enorme conoscenza anche dell'arte, diciamo, delle origini greca, occidentale, a cui ti rifai facilmente, sull'arte africana. E lui dice: ma io ho già fatto, ho fatto delle conferenze ad Harvard. Il proceeding di queste, cioè gli atti, diciamo così, di queste conferenze ci sono, se volete guardarle. E noi le abbiamo guardate e ce le ha mandate. Effettivamente una cosa un po' diversa da quello che chiedevamo, era molto meglio quasi di quello che chiedevamo, perché non era solo un discorso sull'arte africana, era proprio anche un discorso sul grosso guaio che è avvenuto da parte nostra nel guardare quest'altra africana, che pure ha influenzato enormemente gli artisti del secolo scorso. Proprio dagli inizi del secolo scorso l'influenza è stata enorme e positiva da questo punto di vista. Ma se grandi artisti come Matisse, come Picasso, come altri hanno in fondo saputo penetrare quest'altra, ben più difficile è stata la penetrazione da parte generale, culturale, universitaria, eccetera, di questa arte africana. E allora noi abbiamo letto questo testo di cui lascerò parlare Aime, perché mi interessa molto risentire quello che anche ha già scritto altre volte molto bene su questo tema. Cioè, questo testo ha come dire, un enorme vantaggio di poterci dare un'apertura che è la visione dell'arte africana dall'altra parte. Però noi abbiamo detto a Wole: senti, ma ciò non toglie che vedere delle immagini sarebbe importante. E lui si diceva: sì, in fondo il mio editore di Lagos vorrebbe pubblicare anche le immagini, anche qualche immagine. Va bene, allora mandaci le immagini. E così abbiamo deciso di fare un libro che sia, pur di piccolo formato, anche libro d'arte. Ora, queste immagini si dividono in due parti. Nella seconda parte ci sono le immagini splendide della sua collezione, e nella prima parte ci sono un misto di immagini, tra immagini d'amore di Soinka e immagini critiche, immagini di qualche cosa che è brutto e che lui ha voluto mettere per far vedere che c'è una stupidaggine, che si può fare anche della non arte. Qui, ripeto, lascio poi a Aime parlarne di questo. E perciò questo diventa un libro sì d'arte, ma un libro di profonda critica culturale, assieme a quello che è la meraviglia, la bellezza, la poesia, il farsi abbracciare dall'arte. Lui poi rivede questo libro mentre arriviamo noi a Roma, l'ultima volta che è stato a Roma. Era entusiasta, allora ne ha volute tante copie, dava a tutti questo libretto, perché in fondo era una messa assieme di quello che era stato il suo lavoro, il suo letto, l'esposizione, perché lui aveva fatto lui un collezionista, aveva fatto anche un'esposizione delle sue opere, delle cose a cui lui tiene, e vederlo anche in edizione. Ecco, perciò per lui è stato una cosa molto divertente. Basta. E questo ci ha divertito molto, che lui possa a sua volta divertire. Ecco, questa è stata la mia introduzione. Nostra introduzione. Lascio la parola a Marco. Grazie, grazie. Bene, allora mi aggancio appunto a quanto diceva Santi. In effetti questo è un libro che non è solo un libro sull'arte africana, anzi diciamo che Soinka utilizza l'arte africana come grimaldello per scardinare un po', tanto una serie di luoghi comuni e anche invece approfondire alcuni temi. Allora, io parto da un aneddoto personale, cioè è anche di molti anni fa, quando io conobbi
Vuole Soyinka, era l'occasione di una mostra di arte africana a Bergamo, in cui lui doveva tenere una conferenza di apertura. E venne poi accompagnato dai curatori a visitare. Mi ricordo perché si fermò davanti a una maschera Yoruba, chiedendo, chi ha la fortuna di conoscere Soyinka sa che usa molto l'ironia e la provocazione anche nei suoi discorsi, chiedendo cos'è questo. E soprattutto il curatore rimase un po' perplesso, dicendo: strano, lui è Yoruba, dovrebbe conoscerla, no? Qualcuno forse pensò che fosse un faccio. Gli disse: la maschera Yoruba? E lui disse: no, non è una maschera, è un pezzo di legno, lasciando tutti un po' perplesso. Dopodiché spiegò: è una maschera, se qualcuno la indossa e danza, messa lì è un pezzo di legno. E in realtà, con quella semplice battuta, aveva sintetizzato, per esempio, una gran forza differenza tra l'arte tradizionale occidentale e quella africana, che è un'arte performata, non è un'arte da contemplare, è un'arte utile, si utilizza una maschera, una statua, serve a qualcosa che non è solo la contemplazione. E questo è una delle tante lezioni che ci dà. Ed è curioso appunto, per esempio, come in questo libro lui intreccia queste, diciamo, sue critiche o comunque riflessioni sull'arte con delle esperienze personali. Per esempio, l'inizio è quando lui va in Senegal e su questa promontorio delle Mamele vede questo monumento al Rinascimento africano e giustamente dice: però non ha niente di africano, è un monumento che potrebbe essere più legato all'estetica sovietica o forse di altro tema, ma non ha nulla africano. Allora, anche qui, perché non si è voluto dare un'estetica africana, una sorta di colonizzazione della mente ancora da parte del presidente Wade, che era per il momento in Senegal in carica, no? Quindi, ecco, nasce sul fatto che ecco, esiste un'estetica? Beh, sì e no, ci dice Soinco, comunque non un'estetica comune. Sì, esiste forse un qualche cosa che ci accomuna. È bellissimo anche la riflessione che fa quando da ragazzino gli regalarono un caleidoscopio e lui girando, facendo delle varie forme, riusciva a vedere Città Gimala o altre cose, che fa capire che con un po' di fantasia forse c'è un qualcosa che ci lega a delle forme particolari, anche se poi il concetto di bellezza è un concetto assolutamente culturale. Ma addirittura arriva a riflettere sul fatto che cos'è che chiamiamo arte. Se ci pensiamo, questo termine che viene usato pressoché tutte le lingue europee è una di quelle categorie che mettono insieme cose molto diverse. Arte è un quadro di Rembrandt, arte è un balletto classico, arte può essere, è un romanzo di García Márquez, ma può essere anche una canzone di Fabrizio De André. E cosa hanno in comune? Sì, Wittgenstein ci verrebbe incontro dicendo una somiglianza di famiglia, e infatti forse solo quello. Ed è curioso come invece in molte lingue non europee non esiste una parola che abbia uno spazio semantico così grande da comprendere tutte quelle cose che noi chiamiamo arte, ma esiste chi scolpisce, esiste chi dipinge, chi danza, chi suona e fanno cose diverse e non rientrano sotto questo ombrello di arte. Questo infatti porta anche Soyinka a riflettere su che cosa avviene quando poi, per esempio, nei musei, che sono una invenzione, un concetto assolutamente occidentale, finiamo per esporre degli oggetti che non sono stati creati secondo quei principi che noi chiamiamo artistici. Cioè, quando lo scultore africano scolpisce una statua per la fertilità, sta facendo lo stesso processo che farebbe uno scultore anche suo coevo in Occidente, o forse il processo mentale creativo è diverso. E allora, nel momento in cui
Penso, per esempio, quando mi sembra nel 99, ma 2000, il Museo del Louvre aprì la sezione di Art Premier, dove per la prima volta vennero inseriti soprattutto pagaie istoriate che venivano dall'Oceania e molte sculture, maschere Dogon del mare, quindi africane. Da un lato, verissimo che mettere nel Louvre questi oggetti significava dargli una dignità, nello stesso spazio espositivo in cui abbiamo grandi maestri che noi riconosciamo. Dall'altro, però, c'è anche un po' un tradimento, perché quegli oggetti non sono nati per essere poi contemplati in una galleria o in un museo, ecco, quindi c'è anche una traduzione, un tradimento. Sappiamo che la traduzione ha la stessa radice, appunto, di tradimento, e quindi è bellissimo anche queste escursioni che Soyinka fa, per esempio quello del quadro di questa Madonna, Santa Vergine Maria di Crisofili, che è un artista nigeriano, che dipinge una Madonna utilizzando acrilico, olio, resina, collage di carte e sterco di elefante. Ecco, è curioso questo. E Soyinka si chiede proprio: ma chi avrebbe mai immaginato che dello sterco di elefante potesse fare furore in una compassata galleria d'arte di New York? Curioso, ecco, questa eruzione di un elemento così proprio terreno, no? Però questo rimanda molto a un tema che è molto caro a Wole Soyinka, lo riprende in questo e l'ha ripreso in molti altri suoi testi, che è quello delle religioni tradizionali. In particolare lui è Yoruba, quindi la religione legata al Vodou, al Pantheon degli Orisha, le divinità voodoo a cui lui è molto legato, e anzi che lui propone sempre come punto di partenza per la rinascita della cultura africana. E queste religioni, non solo quella Yoruba, ma quelle altre, quelle che in genere noi, un po' tutti, anche gli antropologi sono colpevoli di queste, hanno classificato sotto il nome di animismo. Niente di male nel termine animismo, se non solo che mette insieme cose che sono molto diverse tra di loro. Ma teniamo per buono questo, non abbiamo di meglio come termini. Quindi, si basano le religioni, molte delle religioni africane si basano proprio sulla materia, l'oggetto, quelli che anche lì, con un termine non felice, chiamiamo spesso feticci, che sono in realtà degli altari rituali dove vengono fatti dei sacrifici, si versano delle bevande, ecco, sono materici. Ecco, le religioni africane hanno bisogno della materia ecco. E quindi questi oggetti, queste che poi possono essere statue, come ci fa vedere Soyinka nel suo libro, tra l'altro, ecco, come diceva Sante, molto ben illustrato con delle bellissime immagini, molto curato, il che rendono ancora più preziose, perché ci sono oggetti di cui lui parla e oggetti della sua collezione personale. Forse, come ho detto, lui è anche un appassionato, anche se un collezionista un po' naif, leggendo questo libro. Tornando, ecco, dicevo, alle religioni, ecco, questi statue, questi oggetti che vengono utilizzati per i culti, per i sacrifici, per invocare protezione delle divinità oppure degli aiuti, bene, sono fatti di materia e la materia diventa davvero, crea la relazione con la divinità. Se pensiamo le vecchie, le antiche divinità pagane, come le chiamavamo, greci, beh, vivevano anche di queste offerte di animali, di bevande, di cibo, no? Cioè qualcosa di materiale. E l'arte è il veicolo anche per queste cose. E non a caso Soyinka ci parla della furia distruttrice che aveva caratterizzato, per esempio, i primi missionari quando nell'Ottocento si recarono in Africa e
voleva distruggere gli idoli perché era una cosa da primitiva, bisognava portare il cristianesimo, ma che questa furia iconoclasta la troviamo ancora oggi in queste sette evangeliche che stanno nascendo in Africa, che riprendono questa mentalità ottocentesca della distruzione. A questo posso raccontare un episodio personale, proprio vissuto in Benin, che è proprio al confine con la Nigeria, nel sud, dove c'è la stessa cultura Yoruba, che è legata a queste tradizioni. Bene, sono queste sette evangeliche, estremiste, diciamo, cristiane, appunto, comprano statuette per Voodoo per distruggerle. Ebbene, è nata un'industria di statuette Voodoo da vendere a questi fanatici. Cioè, gli artigiani ne scolpiscono dietro l'altra, gliele vendono tanto a prezzi molto alti, le distruggono. Non capendo, perché nessuno non si voglia minimamente fare, che in realtà se io voglio fare un sacrificio non ho bisogno di quella statua, ma se penso come pensa uno Yoruba, in questa penna c'è un'anima divina, ma c'è anche, non so, in un righello, in qualunque cosa, nell'orologio, quindi mi può bastare questa penna per mettermi in connessione con la divinità. Non è quella statuetta, è un qualunque oggetto, perché tutto possiede un'anima divina. Qualunque cosa, un sasso, un animale. Per esempio, nelle zone soprattutto saheliane, in Africa capita spesso di vedere, so, un contadino che taglia un ramo, un albero e poi appoggiare la mano al tronco e recitare una preghiera in cui si chiede scusa. Cioè, io so che sto facendo qualcosa di male a te, albero, ma ho bisogno della legna. Curioso che rituali simili troviamo tra gli Inuit dell'Artico, che dopo aver ucciso una foca chiedono scusa all'animale dicendo: oh, so che ho fatto una cosa cattiva, ma io ho dei bambini e una moglie da mantenere e da nutrire. Questo è curioso come ritroviamo queste cose. Su questo poi furia della distruzione dell'arte in senso più ampio, ecco, Waller qui ritorna anche su un tema molto molto attuale, che è quello, per esempio, questa distruzione messa in atto da certi fondamentalisti jihadisti che hanno colpito, conosce bene lui, il nord del suo paese, la Nigeria, pensiamo a Boko Haram, pensiamo ai mausolei di Timbuktu distrutti o anche ai manoscritti. Tra l'altro, qui dimostrando, al di là del fanatismo, una profonda ignoranza. Quei mausolei erano mausolei di individui profondamente musulmani, così come molti dei libri di studi erano copie di Corano, semplicemente che in questa loro furia iconoclasta non sanno neanche distinguere quello che è vero e che è più profondo, no? Però, ecco, Soika si interroga anche su questo fatto che l'arte, perché spesso ecco, l'arte diventa oggetto di distruzione, proprio perché l'arte rappresenta l'anima di un popolo, può rappresentare lo spirito, ecco, caro. Quindi ecco che colpire quell'oggetto, andata così, vuol dire colpire il cuore una società, ecco, e quindi l'arte diventa qualcosa di più. E poi devo dire, per andare verso la conclusione, poi lascio di nuovo la parola a Sante, è anche interessante, sono interessanti queste deviazioni. Infatti, non a caso nel titolo lui ci mette uso, abuso e anche dissonanze, no? Intanto lui scatta, per questo diceva un po' naif, no? Quando fa un bellissimo discorso partendo da un oggetto che lui ha, che è una teiera cinese, che come lui definisce è un falso autentico. Cioè, non è veramente antica, è falsa, ma è fatta esattamente come questo. E devo dire che, appunto, perché è interessante e anche un po' ironica questa cosa? Perché attraverso questo esempio di questa sua teiera cinese, Soyinka ci mette forse anche in crisi il concetto di autenticità.
Cioè, che cos'è questa idea dell'autenticità che caratterizza molto l'arte occidentale? L'idea che l'opera sia sempre unica. Ma davvero poi è sempre unica? Vuol dire, se Leonardo avesse dipinto due Gioconde, e pare che l'abbia fatto perché ce n'è una non riuscita bene, e una delle due non sarebbe autentica, sarebbero tutte e due autentiche. Se lo scultore africano fa tre maschere per la danza, sono tutte e tre autentiche. E poi autentico per chi e per cosa? Da che punto di vista noi misuriamo l'autenticità? Mi viene in mente così, ecco, esperienze personali, è capitato a volte, spesso in Africa, anche con amici. Allora, magari ci si accalcava tutti a fotografare una venditrice di calebasse, queste zucche, sappiamo, vuote, che vengono usate in Africa come recipienti per l'acqua, per il liquido, la birra, tutte decorate, intarsiate. Poi, se uno va, si guarda attorno, vede che intanto le calebasse vengono usate, ma non solo intarsiate, cioè quelle che vengono usate, vengono spesso decorate più per i turisti che non per l'uso, come d'altronde da noi nessuno si mette a decorare un mestolo. Ma soprattutto se poi ci si guarda attorno, ci si accorge che la maggior parte delle donne utilizza poi bacinelle secche di plastica. Allora, la domanda è: che cosa è autentico? È autentico quello che io, straniero, penso essere autentico, cioè la calabash tradizionale, ma se venisse uno da un altro pianeta e dice: ma tutti hanno dei secchi di plastica, sarà autentico il secchio di plastica. Ecco, allora, anche questo mettere in crisi, mettere in discussione queste, diciamo, certezze, questi punti su cui noi costruiamo molto del nostro pensiero anche riguardo all'arte, ecco, è un lavoro che Soinka fa molto bene. Ecco, fa molto bene, tanto perché aveva la sua cultura enorme, ma anche questa capacità appunto di colpire, graffiare un pochino per farci pensare. Dice: attenzione, il vostro, inteso come occidentale, non è l'unico modo di guardare al mondo, di guardare l'arte. È uno dei tanti sguardi possibili, e quindi proviamo a pensare anche a guardare con altri occhi, a pensare in un altro modo, e allora forse ci si aprirà. E tra l'altro, senza contare che, come diceva prima Sante, l'arte africana, preso in senso, ha scardinato l'arte occidentale, no? Pensiamo alle Damoiselles de Vigneron, con Picasso. Picasso copia una maschera a fango che compra su una bancarella, e per stessa sua missione, Picasso dice: io non so nulla di questa maschera, ma mi trasmette qualcosa. Pensiamo a Brancusi, pensiamo a Giacometti, quanti altri pittori, per esempio, si sono poi ispirati alla stilizzazione. Per esempio, è un concetto che viene dall'arte africana. Magari non gli viene riconosciuto, ma in realtà ha profondamente influenzato l'arte moderna. E qui adesso abbiamo parlato solo perché nel libro giustamente si parla soprattutto di scultura, pittura, ma aggiungo un'ultima cosa: la musica. Tutta la musica moderna, contemporanea, pop, nasce da matrice africana in gran parte, che si mescola con altri generi. Ma è stato proprio gli schiavi che arrivano nelle Americhe che portano il loro canto, la scala pentatonica da cui nascerà il blues, da cui deriveranno tutti il rock and roll fino all'hip hop, oppure che nei Caraibi si mescola con ritmi locali e nascono i ritmi afro-cubani, afro-brasiliani. Cioè, ecco, anche qui l'Africa ci ha presente, non glielo riconosciamo. Ma oggi, ecco, anche noi, quando si sente dire che gli africani hanno ritmo nel sangue, è sempre da ridere, è che in realtà la maggior parte dei nostri balli oggi sono su ritmi africani, e quindi siamo noi che stiamo cercando di ballare sulle loro musiche. E ecco, quindi questo viaggio di Soinka, che parte dalla sua passione di collezionista e di, diciamo, osservatore, studioso dell'arte, ci porta a molte riflessioni che vanno ben al di là del semplice,
espressione artistica, ma sono delle riflessioni sulla cultura e anche sul rapporto tra Occidente e Africa. Io mi fermerei qui, poi non so se ci sono domande. Sentiamo cosa ci dice il nostro ospite. Dante, hai qualcosa da aggiungere? Ah, mi piace molto quello che ha detto Marco, e una cosa che si può rimarcare è che sempre la iconoclastia è segno di una grande debolezza. Gli stessi imperatori bizantini, quando sono stati iconoclasti, è perché si sentivano sfuggire qualcosa. E l'iconoclastia di certe sette di questa o quest'altra religione è segno ancora una volta di una debolezza, di un non riuscire a cogliere una pienezza del vivere. E volevo ricordare che adesso dobbiamo rifare il primo volume in due volumi del Trattato di Antropologia del Sacro, quello diretto dal grande antropologo delle religioni, Junieris. E in questo primo volume, nella prima edizione, uno spazio molto importante è stato dato all'arte africana, perché veramente l'arte africana è la compagna della vita dell'uomo e non si può cogliere nulla. È verissimo il fatto, è un pezzo di legno, fuori dalla vita e diventa tutto un pezzo di legno o di un pezzo di pietra, un pezzo di altre cose. Ma questo che l'arte africana ci insegna vale in fondo per tutta l'espressione umana, perché tutta, nel primo trattato si diceva e si spiegava che la vita per un africano è una continua educazione, e questo risponde molto a quello che ci racconta Soyinka, di come Soyinka si rapporta con le sue divinità e con le divinità di Yoruba. Sono dei compagni, è una compagnia dei vari momenti della vita, e questo volerli anche collezionare e volerli tenere in compagnia. Tutto questo è molto profondo e in fondo corrisponde a qualche cosa di fortemente legato all'origine di ogni uomo. E da questo punto di vista ogni cultura e ogni religione ha chiamato a ritrovare questa forma di compagnia col simbolo, coi nessi, coi ponti, perché l'uomo ha bisogno di ponti. E l'arte africana è veramente, e l'opera di Soyinka, così critica per chi non fa queste cose, che critica con i suoi stessi governanti e ovviamente così critica contro certe infamie e certe aberrazioni fondamentaliste, diventa però, è un libro molto dolce, insomma, è un libro che ci può aiutare a guardare anche la nostra. Giorgio, dici tu, dove siamo? Scappato. È scappato Giorgio, è preso dall'arte africana e è scappato, si è portato via. Vedo che Si è c'è non portato via qualcosa. una domanda, ma sì una riflessione. Vedo qui nella chat di Taria Collovini. Molte di queste domande sull'arte me le pongo anch'io, come sull'unicità di un'opera, o ancora più sulla definizione di arte, che in realtà non esiste perché è assolutamente soggettiva. Sì, anche questo è vero. Credo che qui il gioco l'aveva smascherato Andy Warhol quando dipinse il famoso barattolo, dicendo, cioè prendendo l'oggetto più banale del mondo, ma io lo dipingo, lo metto, sono un artista, lo metto su una tela e diventa un'opera d'arte. Oppure il famoso orinatoio di Duchamp. Ecco, sì, è un'espressione quanto mai soggettiva. Giorgio, sparito. Paradossalmente, nell'arte che noi conosciamo, nell'arte più vicina a noi, quello che ci è più simile all'arte africana sono le icone. Dico paradossalmente perché è l'ultima cosa a cui uno pensa con l'icona, ma Sì. l'icona è un gesto e di per sé non è nulla se non è vissuta. Vissuta da chi la fa, anzitutto. È un gesto liturgico per chi la fa, ma
se pensiamo all'Africa, l'Africa ha oggi come datazione i più antichi graffiti rupestri del mondo, sui 44.000 anni fa, nel Malawi, in ogni caso nella zona del Sudafrica, anche Swaziland, eccetera. Una cosa che molti si chiedono è perché, per esempio, nel Masai Escarpment, fra Tanzania e Kenya, in un posto pieno di mammelloni di roccia, perciò molto facili da fare i graffiti, ci siano dei mammelloni completamente puliti e bianchi e tutti siano sempre andati sugli unici due o tre che sono già stati graffiti. E quello che non si capisce è che quelli sono dei luoghi sacri su cui si ritorna, e perciò non importa se io ci torno, se il disegno precedente è coperto da uno successivo e d'altro, è un gesto, è un rito, è qualche cosa, non è semplicemente fare l'immagine, perciò pigliarsi un bel mammellone di roccia bianco e fare un altro disegno. Ecco, questo è un grande insegnamento che ci dà l'arte rupestre africana. Sì. Però Sì, Giorgio, senta, non so dove finire. Sì, quello che infatti ecco, su cui bisogna ragionare è che noi spesso ecco, pensiamo all'arte in modo universale. Diciamo che ogni popolazione in qualche modo, in ogni epoca, ha fatto arte. Il problema è chiedersi qual è il posto dell'arte in quella società e non sempre è lo stesso posto, ecco, magari la stessa cosa non ha lo stesso posto in Certo. quella società. E cosa succede adesso? È sparito, eccolo qui che No, arriva. ci sono, Ci ci sta sono. tornando. Ci sono, scusate, avevo gente in libreria, ero un po' distratto momentaneamente. Allora, caro Marco e caro Sante, no, qui di domande non ne sono arrivate dei commenti, davvero molto interessante. Molte di queste domande sull'arte me le pongo anch'io, come sull'unicità di un'opera, o ancor più sulla definizione dell'arte che in realtà non esiste perché è assolutamente soggettiva. Beh, dipende dai soggetti, mi verrebbe da dire. Di questo l'abbiamo già parlato e Sì, di infatti. nessun'altra. Allora, vediamo un attimino, forse è arrivata una domanda molto interessante. Si può dire che l'arte cioè nasce nel rito religioso? Per esempio, i disegni nelle grotte di epoca preistorica nascono come parte di riti religiosi a noi conosciuti? Allora, non sempre l'arte nasce dalla religione, certo, c'è stato un'arte rituale, su quelli preistorici diciamo che facciamo molte ipotesi, perché nessuno ha la certezza. È probabile, se vogliamo chiamarlo religione, che fosse un modo per auspicare una buona caccia, per tenere lontano delle minacce, dei pericoli, quindi in quel senso sì. Molta arte nasce dal rito religioso, non sempre, non ovunque, ecco, l'arte sì. In molti casi sì, ecco, i casi di cui abbiamo parlato prima, perché come diceva Santo, di arte africana, quella di cui parla Soyinka, beh, molta di quell'arte è legata alla ritualità religiosa, abbiamo quella Yoruba, quella africana, ecco, non sempre, non tutta, però è vero che la religione sicuramente ha ispirato molto dell'arte, credo. Il grande paleoantropologo Yves Coppens, uno degli scopritori di Lucy, ci dice che l'uomo è uomo, perciò lui vede lì differenza per dire con altri ominidi, no? Nel momento non solo che è sociale, familiare, tecnologico, eccetera, ma simbolico. Perciò il problema del simbolo, del ponte tra qualche cosa che io vedo e qualche cosa che io non vedo, ecco questo ponte, questa grande domanda fatta alla volta celeste o d'altro, ecco l'uomo è simbolico perché crea e vede simboli e nell'arte il primo elemento sono dei simboli. Zaraguran, per esempio, ha visto addirittura, ha aperto, poi è andato avanti Emanuele Hanati, Lewis Williams, altri studiosi, proprio delle vere sintassi in quella che è l'arte rupestre, cioè
la giraffa maschile e l'elefante femminile formano nelle loro combinazioni un discorso, che è poi un discorso mitico, insomma, è tutto un mondo da scoprire, è molto difficile da scoprire. Sì, è vero, no, no, è verissimo, cioè, l'uomo, la differenza che c'è tra noi e gli altri animali lo dice anche molto bene Yuval Noah Harari, questo storico contemporaneo, cioè, la capacità, la fortuna del genere umano è stato quello di immaginare, cioè di riuscire a immaginare ciò che non c'è, cioè in modo simbolico, pensare in modo simbolico. Si è bloccata la mia immagine, mi La sentite? tua immagine, Marco, è bloccata da un po' di tempo, però ti si sente molto bene, quindi No, ma sembra un fermo immagine. Io stavo cadendo dalla sedia. tanto siamo alla fine, va bene così. Va Nessun problema, dipende un po' dalla connessione di internet. ah. Santa, avevi qualcosa da aggiungere? No, però volevo ricordare una cosa che non c'entra con questo, ma che mi ha fatto venire in mente su Inca con un libro che noi abbiamo fatto, Il lungo cammino verso Mandela Land, no? Nelle opere di Soyinka, nei suoi saggi, il primo saggio ha avuto come titolo Il lungo cammino verso Mandela Land. E oggi, cioè ieri l'altro, è scomparso un grande poeta, il più grande poeta delle isole Meurice e Réunion, che è stato il grandissimo estimatore di Mandela. Si parla di Édouard Monique. Allora volevo ricordare Édouard Monique perché è un grande artista, un grande artista che poi è andato in Sudafrica, finalmente lui era il direttore delle press dell'UNESCO, della casa editrice dell'UNESCO. Abbiamo collaborato, l'abbiamo pubblicato, eravamo molto uniti, ma parlo di 25 anni fa, e poi finalmente è andato a lavorare in Sudafrica perché voleva andare nella terra di Mandela. E aveva nei confronti di Mandela, aveva fatto un famoso poema nei confronti di Mandela che mi ricorda il poema di Soyinka nei confronti di Mandela, perciò questo mi ha fatto venire in mente che questa capacità di Soyinka di portare Mandela in una specie di poema teatrale era stato fatto anche da Édouard Monique, poeta di Meurice, dell'île Meurice, l'isola Maurizio, Meurice, Réunion, e che è appena scomparso e ci ha dato una grande poesia. Allora, ringrazio te, Sante Bagnoli, editore Iacabuc, insieme a Vera Minazzi che oggi non ci ha potuto raggiungere. Ringrazio Marco Aime, ricordo Al di là dell'estetica, uso, abuso e dissonanze nelle tradizioni artistiche africane, Iole Soyinka, editore Iacabuc. Grazie e un buon Grazie proseguimento di domenica anche a tutti coloro che ci hanno seguito e che sono intervenuti nel nostro incontro. Arrivederci. a tutti. Grazie. Arrivederci Giorgio, arrivederci Ciao. Marco. Ciao.